Luigi Di Vai, è terminata la nuova tornata elettorale, un risultato importante per la coalizione. Ti chiedo un commento anche poi dal punto di vista personale e della lista. Com'è andata? Sì, direi che sono ampiamente soddisfatto. La coalizione guidata da Enzo Ferrandino ha riscosso un ottimo successo. Se andiamo ad analizzare i numeri, ci accorgeremo che il dato dell'affluenza è molto alto anche rispetto a quello nazionale, per cui la cittadinanza ha voluto premiare questa amministrazione, un'amministrazione composta da una classe dirigente che ha guidato le sorti ha tenuto, ha guidato le sorti del paese negli ultimi 5 anni che, come sappiamo tutti, sono stati flagellati da una serie di eventi calamitosi che hanno fortemente condizionato le nostre vite e di conseguenza la nostra economia. Per cui il dato positivo che ne viene fuori è che viene riconfermata una classe dirigente che ha dimostrato di avere le spalle larghe e di aver saputo interpretare un momento estremamente delicato per la nostra comunità. Dal punto di vista della lista e personale, il sindaco ha più volte smentito la polemica sulle presunte guerre interne. Di sicuro, però, da questa tornata elettorale si esce con dei pesi, delle varie liste diversi in corrispondenza di quelli che sono stati ovviamente i risultati. Dal vostro punto di vista, dal tuo punto di vista, sei soddisfatto? Ma innanzitutto sono d'accordo con Enzo Ferrandino perché non si può parlare di guerra, certamente come dicevi è una competizione elettorale e in quanto competizione così è stata trattata da tutti quanti noi. Per quanto attiene al dato di lista sono estremamente soddisfatto perché la lista del Movimento Cristiano Lavoratori ha incrementato ulteriormente il dato rispetto a 5 anni fa. C'è un pizzico di amaro in bocca, resta perché per una manciata di voti non è scattato il terzo seggio, ma credo questo non sia il dato rilevante. Il dato rilevante è che il contributo che abbiamo dato è stato importante, attesa la circostanza che abbiamo dimostrato in passato, come adesso, di essere un gruppo al servizio della squadra. Dal punto di vista personale, approfitto Vincenzo di questo canale per ringraziare quanti hanno inteso darmi la fiducia e anche tutti quelli che non l'hanno fatto. Sostanzialmente confermo il dato di 5 anni fa e questo è un fatto che mi rende orgoglioso perché ci ho tenuto a camminare con le mie gambe. Senza il supporto di nessuno, perché forte di uno zoccolo duro che mi ha riconfermato la fiducia. Naturalmente poi il corpo elettorale cambia, l'elettore lo perdi, lo riconquisti, lo cambi, ma insomma il dato mi riempie di orgoglio e di nuove responsabilità. Per cui cercherò di lavorare sempre meglio per migliorarmi sempre di più nella speranza che il miglioramento personale mio coincida con una ancora migliore azione amministrativa che possa portare dei benefici al nostro territorio.